Diversamente dal Sole, la Luna ha poteri più sottili. Può rappresentare cambiamenti e poiché la Luna cambia faccia un giorno dopo l'altro, questi possono essere molto sottili, molto più lenti e molto più a lungo termine rispetto a quelli rappresentati dal Sole. La sua energia è femminile ed è passiva. La Luna regola la notte. E spesso simboleggia un momento di transizione in cui le cose non sono ancora definite e molto chiare. Può rappresentare la mancanza di informazioni e il cattivo tempismo. E qualsiasi azione fatta sotto l'influsso della Luna potrebbe non andare come previsto proprio a causa di questo. Proprio come la Luna influenza le maree nel nostro pianeta, influenza anche la nostra acqua interiore, le nostre emozioni, causando un po' di instabilità emotiva. Questo spesso ci spinge ad agire senza riflettere. La Luna funziona come le correnti sotterranee e mostra l'evoluzione delle cose nascoste e fatte nell'ombra. Tutti i segreti sono protetti dalla Luna. E la sua manifestazione più negativa può essere rappresentata con le bugie, gli inganni e persino l'autosabotaggio. La Luna è anche associata ai cicli femminili, quindi può rappresentare una gravidanza, la famiglia, le radici e gli antenati. Quando appare la Luna, c'è un forte bisogno di tornare alle proprie radici, al fine di ritrovare conforto e comprensione. Spesso simboleggia che dovete trovare voi stessi o trovare un punto sicuro dove aspettare, come un neonato nel grembo. Bisogna essere pazienti. Nelle letture riguardanti la relazione, la Luna può rappresentare una forte attrazione sessuale, specialmente se vicino alla Luna Romance. Affari segreti, impulsi e contenuti nascosti sono tipici di questa Luna. Anche se aggiunge forza all'attrazione, non aggiunge velocità, quindi la Luna spesso rappresenta quella tensione quasi insopportabile che intercorre tra due persone durante un lungo periodo di tempo. Può anche rappresentare una certa instabilità nel rapporto, con momenti di vicinanza e momenti di separazione.